due tecniche, acrilico da un lato e acquerello dall'altro, per ricomporre paesaggi d'incanto dove la natura è protagonista indiscussa. La bella mostra in calendario Palazzo Trentini fino all'8 gennaio prossimo, con le opere di Mauro Berlanda e Luigi Meregalli, ci regala uno spazio di lentezza e di silenzio dove abbandonarci al riparo dal frastuono delle feste che animano di questi tempi le nostre piazze. Le tenui trasparenze di Meregalli rielaborano sulla carta visioni di pianure avvolte dalla nebbia. I volumi materici di Berlanda sono la traduzione su tela di emozioni ed esperienze vissute su montagne innevate. Grazia, malinconia, leggerezza da una parte, prepotenti lame di luce che si insinuano tra i volumi dall'altra. Ma è il silenzio la cifra che accomuna l'opera dei due artisti, un silenzio cercato e voluto, un'appagata solitudine che è spazio interiore di intimità e di riflessione. In questa mostra particolarmente non c'è nessuna traccia di uomo. Qui in questa mostra il paesaggio dell'incanto diciamo che rappresentano solo i silenzi dell'ambiente insomma rappresentato. Salvo un paio di quadri che sono rappresentati come l'Ortles e il Campanile Basso, le altre sono montagne che nascono dalla mia fantasia sulle emozioni vissute, diciamo, camminando appunto per le montagne, per i monti. Ho sempre avuto la passione di andarci anche, specialmente in solitudine, più che in compagnia di altri, ma non tanto per la socialità, però trovo che in silenzio assaporo di più certi momenti proprio magici che la montagna ti dona, insomma. La natura è fonte di mia ispirazione, poi dopo viene filtrata in studio e cerco di dare questa atmosfera di silenzi. Ho scelto questa tecnica, secondo me, perché è la più adatta per rappresentare l'atmosfera. Anzi, il mio motto è questo, è proprio quello di voglio dipingere, arrivare a dipingere l'aria. Il meranese Berlanda e il brianzolo Meregalli non hanno importanti trascorsi accademici, eppure questi due trentini d'elezione, ha notato Gianluigi Rocca, il maestro dell'Accademia di Brera che ha curato la mostra, hanno saputo costruirsi con grande umiltà e costanza un linguaggio espressivo capace di trasportarci dentro la natura vera che ci circonda. Fiorenzo De Gasperi, il critico che ha firmato i testi del bel catalogo edito dalla Presidenza del Consiglio Provinciale, ha osservato che si tratta di artisti ancora capaci di andare a contatto diretto con il paesaggio per riproporcelo come noi spesso non lo riusciamo più a vedere, avendo perso, dopo il contatto con il sacro, anche molta della nostra antica sensibilità per la natura. Sono nato a Merano, una città, diciamo, contornata da montagne alte. Mi piaceva tantissimo guardarle. Ero attirato da queste vette, insomma. E lì, magari con delle matite anche, mi piaceva riprodurle. Come anche riproducevo, per esempio, dei dipinti lungo la passeggiata d'inverno del Passirio. C'erano dei dipinti sotto i portici che raffiguravano tutti i scenari dell'Alto Adige, castelli, scenari. Ero affascinato, insomma. Vengo dalla pianura, sono lombardo di origine, e è rimasta nel cuore queste distese, queste pianure. Quindi anche in occasione di questa mostra abbiamo cercato di mettere assieme la montagna e la pianura in modo che ci sia un connubio interessante. Beh, il bosco, da quando sono in Trentino, il verde che c'è qua è fantastico, quindi ho voluto omaggiare appunto il Trentino con quel bosco verde molto intenso. Entrambi i componenti dell'Associazione Amici dell'Arte con sede a Riva del Garda, dal 2012 presieduta dallo stesso Meregalli, i due artisti sono impegnati quest'anno nella celebrazione dei 70 anni dalla fondazione. Paesaggi d'incanto è visitabile a Palazzo Trentini in via Manci 27 a Trento,
da lunedì al sabato fino all'8 gennaio prossimo. Ingresso libero.